secondo lei i problemi sessuali vanno trattati esplicitamente oppure è meglio tacerne? Per me è meglio tacerne. In Italia se ne tace o se ne parla? Se ne parla troppo. Se ne parla abbastanza e male. Ma lei ha un figlio? Sì, io ho un bambino, sì, di 12 anni e mi preoccupa la sua crescita, come verrà, come non verrà, i suoi problemi, i suoi pensieri. E alle volte io cercherei quasi di intavolare una diciamo, piccola discussione, ma vedo che lui è un po' evasivo, forse si vergogna. Ho capito. Secondo me il problema della sessualità è un problema tra anche importante, però per me viene in secondo piano. E il primo problema per lei qual è? Il problema sentimentale. Ma insomma, ti piacerebbe essere un Don Giovanni o no? Sinceramente no. No. E perché? È la società che mi rende... Questa società bisogna essere Don Giovanni, altrimenti... In questa società bisogna essere Don Giovanni. Perché se no? Se no sei un fallito. Interessante. E tu? Magari per andare con le ragazze sono molto più capace degli altri, anche se gli altri non riescono. Sono un tipo che piace molto alle donne, ecco. Ah, piaci molto alle donne? Sì. Allora tu pensi di essere diverso dagli altri in quanto sei più sessuale degli altri? Allora, forse anche per loro piaccio molto alle donne. Io direi ugualmente libera in tutti i campi. Perché è quello che sono i principi che regolano la vita, non devono essere in contrasto con nessuna parte della vita. Complimenti. Ma vorrei sapere se questi principi che regolano la sua vita sono anche, in qualche modo, una repressione o un'inibizione dei suoi istinti sessuali o non lo sono affatto? Perché dal punto che li ho non accettati perché me li hanno insegnati, ma perché li ho conquistati, li ho capiti, li ho apprezzati. Gli uomini veramente di profondo senso religioso non si scandalizzano mai. Vero. Insomma, non credo che Cristo si scandalizzasse mai, anzi non si è mai scandalizzato. Si scandalizzavano i farisei. Tu ti consideri una persona per bene o no? Beh, in un certo senso sì. In un certo senso? Beh, io non ho né ammazzato né rubato, dunque. Secondo te il problema sessuale nel mondo contemporaneo è molto importante o no? Il problema? Sessuale. Non ho capito. Non c'è peggior sordo di chi non vuol capire. Il sesso ha molta importanza nel mondo contemporaneo o no? Beh, no. Per te lo è o no? No. Allora devo dedurre che per te il problema più emozionante non è quello del rapporto con le ragazze o con le donne quando sarai più grande. Sì, ma guardi, il mio grande problema è di trovare un'amica con cui vivere felice il resto della mia vita. Chiudo. Bene, visto che le tue idee sono così chiare, senti, dimmi che differenza fai tu fra sessualità e amore? Beh, c'è una grande differenza, perché l'amore è il... come si dice? Sull'amore si fonda la società, cioè si forma la famiglia, si hanno i figli. Invece la sensualità è una cosa presa bassa che rende l'uomo al di sotto delle bestie. Senti, nel campo sessuale, nel campo dell'amore, di queste cose qui, è un problema importante per voi questo o no? Mo senz'altro è importante di che. Quelli sono cose che chiedere ai giovani, non è che ormai io... È un problema che è già oltrepassato quello per me. Per lei, signorina, il problema dell'amore è importante? Sì. E per lei, signora, scusi? Ma è stato il mio problema, è passato. Ma lei pensa che i giovani di adesso siano più liberi di quando era giovane lei o no? Sì, poi molto. Molto più liberi? Sì, del mio tempo sì. Molto più liberi. Ma è meglio come adesso o è meglio come era una volta? Per me è meglio come era una volta, non come oggi. E perché? Perché oggi è troppo spudorato, è troppo... non so esprimermi, non so. Ho capito, ma senta, ma sua figlia mi sembra una ragazzina molto per bene. Ma cosa vuol mai? Al giorno d'oggi sono tutti uguali. Sente cosa dice sua mamma di lei, ha ragione o no? No. Secondo lei è meglio come adesso o come al tempo di sua madre? No, per me è meglio come adesso. Ma sua madre dice che adesso sono esagerati, sono troppo spudorati, è vero? No. I ragazzi, i giovani della sua età, si comportano male o bene con lei? Bene. Fine primo tempo. Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. Non c'è niente di più faticoso, infatti, che parlare del sesso. E il peggio deve ancora venire.